Questo è un punto molto importante da approfondire. Possiamo dire in sintesi che gli interessi degli Stati Uniti non sono gli interessi dell'Europa. Vediamo perché guardandolo solamente per ora dal punto di vista del gas. Più del 40% del gas che si usa in Europa viene importato dalla Russia. Bene, cioè, il gas arriva soprattutto da tre gasdotti, che sono questi qua segnati in rosso, che passano attraverso la Bielorussia, la Polonia e questo passa attraverso l'Ucraina. Nel 2011 entrò in funzione il Nord Stream, che ora si dice Nord Stream 1, che sarebbe quello verde, che arriva direttamente dalla Russia alla Germania tramite il Mar Baltico. Negli stessi anni si cominciò a costruire il South Stream, che qui non è messo nella mappa, ma che sarebbe dovuto passare tramite il Mar Nero. Però questo progetto, dopo il 2014, quando la Crimea fece un plebiscito e ritornò a essere parte integrante della Federazione Russa, il progetto del South Stream fu abbandonato per le sanzioni che gli Stati Uniti fecero. Così i russi cominciarono a costruire il Tark Stream, che è questo in blu, che dalla Russia arriva alla Turchia. Questo Tark Stream è stato poi ampliato, lo chiamano Balkan Stream, che arriva alla Bulgaria e dovrebbe arrivare fino alla Serbia e forse anche fino all'Ungheria. Ma il grande tema oggi è quello che ora si comincia a parlare, fino a pochi mesi fa era una parola che nessuno conosceva, era il Nord Stream 2, cioè un raddoppiamento del Nord Stream che aumenterebbe notevolmente la quantità di gas che dalla Russia arriverebbe in Germania ed in Europa. È stato terminato da poco, nel novembre 2021, ma è stato fermato per pressioni degli Stati Uniti d'America. Si è trovato un pretesto burocratico per fermarlo. In realtà Washington si è sempre opposta a questo Nord Stream 2. Lo fece per esempio anche Trump nel 2019, imponendo delle rigide sanzioni a tutte le compagnie coinvolte nei lavori. E così arriviamo al tema centrale, perché a partire dalla sospensione del progetto Nord Stream 2, che i prezzi del gas sono cominciati a salire in maniera incontrollata, sono cominciate le tensioni, la Russia ha cominciato a portare le truppe verso i confini con l'Ucraina e contemporaneamente gli americani, la NATO, gli ucraini hanno portato più di 100.000 uomini in Ucraina al confine con il Donbass. Interessante sentire le parole di un certo George Friedman, che è un politologo, analista, presidente di un'agenzia di intelligenza americana e anche consulente del governo americano, oltre che di multinazionali ed altri soggetti. Dice lui, lo leggo: per gli Stati Uniti la paura principale è il capitale e la tecnologia della Germania, insieme alle risorse naturali e la manodopera russa. È l'unica combinazione che per secoli ha spaventato a morte gli Stati Uniti d'America. Cioè sta dicendo che quello che gli Stati Uniti stanno sempre cercando di fare è di evitare una collaborazione Germania-Russia. Russia piena di risorse. Germania invece forte di un grande know-how, di un avanzamento tecnologico e di una produzione molto forte, di un mercato già pronto. Nella logica imperiale questa collaborazione è una cosa non accettabile. E forse questa è la chiave per comprendere che sta capitando oggi in Ucraina. Fermare la collaborazione della Russia con l'Europa e in particolare della Russia con la Germania. Una cosa è da dire chiaramente, perché per le informazioni che circolano molti stanno credendo che l'aumento del prezzo del gas è dovuto al fatto che i russi hanno aumentato il prezzo del gas. Non è vero. Se aumenta il prezzo del gas, se le famiglie non riescono a pagare le bollette, se le industrie sono costrette a chiudere, se oggi viviamo questo incubo che si sta vivendo, è a causa di una guerra commerciale che gli Stati Uniti stanno portando avanti per favorire le loro industrie. Infatti, in questi mesi i russi
hanno continuato ad onorare i contratti di fornitura del gas, non modificando né la quantità né il prezzo. Cioè il gas dalla Russia continua a scorrere normalmente ed anche il prezzo non è aumentato perché si tratta di contratti a lungo termine. Secondo molti esperti dicono che l'aumento del prezzo del gas è dovuto alla speculazione delle aziende di stoccaggio che, vedendo esaurire le riserve e per le incertezze riguardo al futuro, hanno alzato i prezzi. Però personalmente io credo più in un'altra cosa, che sia una mossa intenzionale degli Stati Uniti. Uno, per fermare questa collaborazione Russia-Europa. Due, per mettere in difficoltà l'Europa, quasi come ricattarla per poter ricevere l'appoggio nella guerra contro la Russia. E un terzo punto, ma non meno importante, è vendere il proprio gas. Loro fanno il gas, si chiama di scisto, cioè sarebbe una roccia che grazie a una tecnica particolare permette di estrarre gas ed anche petrolio. Questa tecnica di frammentazione della roccia di scisto è una tecnica altamente inquinante e anche molto criticata all'interno degli stessi Stati Uniti d'America. Questo gas liquido viene trasportato con navi e successivamente in Europa viene rigassificato perché è liquido, e gli Stati Uniti vorrebbero sostituire la Russia nella fornitura del gas all'Europa, anche se questo gas ha un costo 2-3 volte superiore. Quindi diciamo che gli Stati Uniti, oltre all'interesse di impedire in generale questa collaborazione, soprattutto Germania e Russia, c'è anche un interesse economico molto molto grande, perché si parla di molti miliardi, un affare di molti molti miliardi. Quindi in sintesi gli interessi dell'Europa e quelli degli Stati Uniti non coincidono. Quasi quasi potremmo dire che invece di essere in presenza di una guerra tra Russia e Ucraina, come la propaganda di Washington vuole farci credere, siamo addirittura una guerra indiretta tra Stati Uniti e Europa.